Sono Minutello Lucia, mi occupo delle relazioni esterne di CISA SPA. CISA è una società localizzata nel territorio pugliese, in particolar modo a Massafra, che lavora da anni nel settore della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani. Siamo qui ad Ecomondo come ogni anno per rappresentare quelle che sono le nostre attività, nonché tutto quello che riguarda i nostri progetti di ricerca. Tant'è che all'interno dell'organizzazione di questa nostra presenza abbiamo organizzato il nostro stand proprio alla luce di quelli che riguardano, di quegli elementi che riguardano i progetti di ricerca innovativi su cui CISA sta lavorando. Come potete ovviamente vedere nel nostro stand, sono presenti in modo caratterizzante sia l'elemento dell'acqua che l'elemento della natura. L'acqua perché abbiamo un progetto innovativo proprio sul trattamento dei reflui, quindi stiamo presentando qui ad Ecomondo un brevetto che è stato realizzato in collaborazione fra CNR, IRSA e CISA proprio sul trattamento innovativo dei reflui domestici con un abbattimento del quantitativo di fanghi addirittura dell'80%. Oltre a questa poi interessante soluzione innovativa, abbiamo tutto uno sviluppo di studi relativi all'applicazione delle fitotecnologie, per cui per noi la natura, gli alberi in particolar modo, diventano strumento di rimedio naturale a quelle che sono le problematiche di inquinamento, per cui utilizziamo proprio le specie arboree per bonificare i siti inquinati. Ovviamente il lavoro di selezione delle specie poi viene organizzato con il supporto forte dell'attività scientifica del CNR, in particolar modo Bari e Roma. Se penso ad Ecomondo, penso ad un mondo che ovviamente, soprattutto in quest'anno, si è dimostrato dinamico, innovativo, perché anche noi abbiamo avuto la possibilità di realizzare uno stand in modo completamente innovativo, quindi proprio sulle piscine di Ecomondo, e in particolar modo poi Ecomondo si è dimostrato resiliente, quindi è riuscito ad andare avanti in modo estremamente convincente rispetto a quelle che sono le possibilità che questo prossimo futuro spero ci garantirà, soprattutto per una ripartita piena di tutti e di tutti i soggetti, sia gli operatori economici che anche tutti i visitatori e i cittadini, insomma, che sono interessati agli argomenti della sostenibilità e del mondo green.